Allora, noi siamo pronti, eh? Chi siamo, direte voi? Ma sì, che ci avete riconosciuti. Allora, Gabriele Farina. Eccolo. Pupio Giano. Ciao. Diego Casale, che rispettivamente sono... torna lì per cortesia. Eccolo qua, l'autore, sceneggiatore. Il regista, l'attore dei film di Pupio Giano, appunto. Ecco qua, il regista. E tra poco raccontiamo, pensate, saremo ospiti tra pochissimo di... Angoli. Dove avviene questa trasmissione meravigliosa, questa intervista? Sarà su Espansione TV. Quindi non perdetevi questo appuntamento con il cinema di genere horror indipendente. Quindi indipendentemente da noi voi continuate a guardare questa trasmissione, esatto, perché è bellissima. Racconta alle 19. Alle 19 racconteremo di una esalogia, che non è un termine esoterico, ma è un termine. Bisognava appunto dire, perché pentalogia, quadrologia, trilogia. Esalogia sono sei film consecutivi. Se ecco sono qua. Due, è una biologia. Biologia. Va bene, ci vediamo dopo, saremo serissimi, in parte racconteremo del cinema di genere. Intanto, nell'attesa, ci vediamo. La clip della prima. Di è tutto il buio che c'è intorno. Al cinema. Sei pronto, Oz? Sì, sì, assolutamente. Cosa ci dici? Non so di cosa tratti il film. Quindi sorpresa. Nel senso, conosco solo le mie scene. Ne parleremo dopo. L'affluenza, siamo tutti contenti, siamo a posto anche quest'anno. Saluti da Film Horror che Passione per questa anteprima del film È tutto il buio che c'è intorno. Seguiteci. Sono qui all'anteprima del film di Pupio Giano È tutto il buio che c'è intorno, eccolo. Terzo quarto della serie, sei. Quindi avremo altri due. È un bel protettore. Qua pronti, emozionati, perché sta per compiersi l'atto finale di quando gira un film, cioè la prima al cinema, un cinema che ha raccolto ancora una volta un sacco di gente. Guardate che meraviglia, che spettacolo. Il bello è che sono tornati al cinema e a vedere questo progetto, questa esalogia che sta anche lei piano piano arrivando a compimento. Questa sera È tutto il buio che c'è intorno. Non resta che augurarvi buona visione. Grazie, buonasera. Un cappello introduttivo, non è mai facile parlare di un film nostro perché c'è sempre uno spoiler dietro l'angolo, quindi semmai possiamo farlo dopo averlo visto. Comunque il quarto tassello di un'esalogia che stiamo realizzando in questi anni, un film autoconclusivo, quindi lascerà dei fili pendenti, però insomma sarà legato strettamente alle tre pellicole precedenti e alle due che verranno dopo. Diego Casale, aspettiamo di tutti. Antonio Tentori, che con Pupi e con me ha scritto questo film. E Corrado Natale, che ha scritto la novelization del film, che La paura trema contro, ancora pochi passi nel ventre dell'enigma e tutto il buio che c'è intorno svanirà per sempre, puntini puntini. Grazie.
tanti motivi. Uno, torna la gente al cinema ed è una cosa fantastica. E due, torna per un progetto coraggioso, bello, che davvero ci entusiasma, dico ci a nome di tutti, e che è un viaggio meraviglioso, che questa esalogia fantastica, questa troupe meravigliosa e questa aria che si respira sul set, che è unica, dove si crea davvero una famiglia, a parte essere sul set, ma lo siamo poi anche prima e dopo il set, e questo grazie a tutte le professionalità che ci lavorano. Per me è un onore far parte di questo viaggio, dire le parole scritte da questo popolo di autori, e quindi grazie, sono finalmente di nuovo emozionato di essere in sala, grazie di cuore. Per me è sempre un grande piacere, un grande onore venire a Torino, io amo Torino e amo anche fare questi film con Pio Giano, perché sono film molto particolari, ossia che lui praticamente scavalca i generi, un thriller è anche un film fantastico è anche un giallo è anche un horror. Questo per un autore è molto importante, perché dà la possibilità di lavorare con la fantasia. E quindi anche questo si riversa con i suoi personaggi. Quali sono i mostri? Chi sono i mostri? No, io sono veramente molto contenta di questa possibilità che mi ha dato Pupi, che mi aveva già dato una parte nell'altro film. Però qui, diciamo, ho potuto vivere in pieno lo svolgersi della vicenda dall'inizio alla fine, ed è stato bellissimo lavorare con dei colleghi fantastici con cui si è creato veramente uno spirito di famiglia. Ti ringrazio soprattutto per la poesia anche che è stata messa nel creare le scene, che la musica ha sottolineato benissimo. Se avete notato, e quindi è stato molto, molto emozionante rivedersi ora, e ringrazio anch'io tutti quanti per l'esperienza condivisa in modo così, con così tanto affetto anche. Grazie. Lei ha fatto tanti tuffi, ho fatto tante sigarette, io non fumo. Questo in realtà è stato per me il primo ruolo da protagonista in un film, per questo ringrazio Pupi. Grazie Pupi per avermi fatto risplendere, ho adorato tantissimo questo. Hai visto come luccicava. Perché io e Diego ci conosciamo da sempre, da quando eravamo piccoli. Siamo colleghi in diverse cose artistiche da anni, e questo è uno dei sogni che avevamo. Uno era stare sul palco insieme, due era fare la musica insieme, ce ne sono di cose che abbiamo fatte, ma l'altro era fare un film dove eravamo presenti entrambi. Qui si è avverato in pieno. E questo è stato veramente emozionante. Giorno ha realizzato un mio sogno che io avevo da tempo e tu non sapevi, lo vieni a sapere stasera. E questo è il quarto film che faccio con Stefano, e di solito ci sentiamo anche per delle cazzate, ma mi chiamo e fa: c'è il nuovo film, bel personaggio, e finalmente muore. Conoscendo Pupi, ho dovuto fare questo casting online, che è stato divertente, devo dire. Volevo fare un ringraziamento a tutti voi, a Pupi Giano e Antonio Tentori, che riescono sempre a trovare il personaggio che mi si addice. Sono stati veramente forse i 20 minuti più belli di quest'anno, quindi che è stata una di merda, però allora, che il Torino è stato molto divertente. Sono entrata, prepari una parte cattiva o annoiata. Questo è il secondo film di Pupi Giano, quindi sono onoratissima. Mi ha detto sì te stessa, io faccio la modella, ha detto beh, mi metto un bell'intimo, più di così.
importante avere persone così a fianco che ti seguono, che ci mettono la passione. Gaeta è il secondo film che fa con me. Pure se è la seconda, è sempre un'emozione unica, sono molto felice di aver fatto parte di questo film bellissimo. Piccoli attori crescono. Pubblico, noi vi ringraziamo tanto. Grazie a tutti.